Buonasera amici criptoinvestitori e ben ritrovati a tutti quanti alla settima e ultima puntata della prima stagione di Trading Consapevole, il nostro percorso che abbiamo intrapreso al fine di partire da zero, dalle basi assolute e arrivare alla totale autonomia nella creazione e gestione e mantenimento nel tempo di una strategia di trading che sia profittevole non solo finché ci va di fortuna con qualche posizione chiusa in profitto, ma nel lungo periodo, quindi arrivare a parlare davvero di strategia di investimento di lungo termine. In questa prima stagione, della quale mi raccomando, non dovete saltare neanche una puntata, vi lascio qua la playlist come al solito in alto a destra se vi siete persi le puntate precedenti, abbiamo parlato, abbiamo introdotto i concetti fondamentali sui quali andremo a costruire l'operatività nella stagione che seguirà dopo Ferragosto. Ovviamente ci prendiamo una settimana di ferie dal punto intorno a Ferragosto, così respiriamo e voi avete il tempo di riguardarvi le puntate che non avete visto. Oggi parliamo di diversificazione, esposizione e hedging, che sono dei concetti avanzati ma fondamentali da comprendere proprio per riuscire a pesare il proprio portafoglio in maniera dinamica, cioè modificandolo nel tempo su diversi asset, su diverse strategie, su diversi time frame, con lo scopo di ridurre il più possibile gli scenari catastrofici, quindi per ottimizzarlo, usando una parola che a me piace molto ingegneristicamente. Oggi quindi vediamo quello, è l'ultima puntata e dalla prossima andremo a vedere l'operatività concreta, quindi vi ripeto, riguardatevi anche le vecchie puntate. Detto questo, iniziamo, ma prima, se apprezzate i miei video, i miei contenuti, in particolare questo che è un grosso, grosso lavoro, mi ha portato via tantissimo tempo, ma l'ho fatto davvero volentieri, perché so che è apprezzato e quindi dimostratemelo con un bel mi piace a questo video. Iscrivetevi al mio canale per non perdervi nulla dei miei video, le mie analisi e quant'altro e cliccate la campanellina così siete sicuri, visto che vi arriva la notifica sullo smartphone. Detto questo, iniziamo e andiamo a vedere cosa si intende parlando di hedging, di esposizione, insomma, tutti questi concetti fondamentali ad avere un portafoglio bilanciato nel tempo. Seguitemi. Come potete vedere e spero apprezzare, più andiamo avanti, più tocchiamo temi complessi ed avanzati. Oggi, andiamo a trattare delle tematiche estremamente utili per la gestione del proprio portafoglio, ovviamente in maniera complessiva, con lo scopo di ridurre in particolare il rischio di drawdown. Abbiamo capito, spero, dalle puntate precedenti che cos'è il drawdown, ovvero quella situazione nella quale il nostro intero portafoglio perde valore e è una cosa che ovviamente dobbiamo limitare. Perché? Perché non dobbiamo esporci in maniera tale da permettere al mercato in poco tempo, magari con una singola mossa impulsiva, di abbatterci il capitale, il nostro equity. E per far questo ci sono delle tecniche che si basano in particolare sulla diversificazione e sull'hedging, che sono due cose estremamente collegate, come vedremo tra poco. Come vedete qua dalla didascalia si parla di suddivisione ottimale del portafoglio, ovviamente non statica ma dinamica, perché i mercati cambiano e con essi dobbiamo cambiare la nostra distribuzione degli asset nel portafoglio, con lo scopo di ottimizzarne il rischio. Se notate, non ho utilizzato il termine minimizzare, ma ottimizzare, proprio perché con un livello di rischio più alto, come abbiamo capito, spero anche questo, c'è un potenziale più alto e quindi talvolta non è una situazione disprezzabile, ovviamente senza mai esagerare, ma questo è un discorso già fatto. Oggi definiamo quindi diversificazione, esposizione e hedging con lo scopo di limitare per l'appunto il rischio di drawdown, nonché esporci nella maniera ottimale a seconda dei trend in corso sui diversi asset. Iniziamo col parlare della diversificazione, che è ciò su cui si basano poi gli altri due concetti. Diversificare, domanda provocatoria questa, è un mantra sempre giusto? Ovvero, bisogna sempre diversificare il più possibile? Allora, in linea di massima diversificare è estremamente sensato e razionale, proprio perché mettere tutte le uova in un paniere, ovvero investire l'interezza del proprio capitale in un singolo asset, è poco saggio. Per quale motivo? Perché ci si espone in maniera esagerata ai suoi movimenti del mercato. Ok, immaginiamoci di avere
tutto il capitale investito in Bitcoin, supponiamo. Bitcoin, come sappiamo, è estremamente volatile, in un giorno ci può sorprendere con un meno 10%, sì, anche un più 10, ma anche un meno 10, e quindi ci esponiamo a un drawdown particolarmente marcato, ok? Perdere un decimo del proprio capitale così non è bello. Poi ovviamente ci sono tutte delle condizioni particolari, però generalmente, ok, non è una bella situazione. Quindi bisogna dire che è bene investire il proprio capitale in una moltitudine di asset. Anche per questo ovviamente ci sono delle particolari condizioni di cui parleremo poi tra poco, nonché magari eccezioni. E questi asset come vanno scelti? Beh, ovviamente l'ideale è minimizzare la correlazione degli asset che abbiamo nel portafoglio. Questo ovviamente per noi che siamo principalmente interessati alle cripto significa anche spaziare al di fuori delle cripto, perché effettivamente, perdonatemi se lo dico, avere un portafoglio di investimento che include soltanto cripto, capite che espone ad un rischio esageratamente alto, che da un lato può essere un bene perché col rischio c'è anche il potenziale ritorno, però ecco, se uno ovviamente ha un capitale di 10 milioni di euro e lo mette tutto in Bitcoin, capite che si espone ad un rischio pazzesco anche di ridurlo, ok? Quindi tra poco torneremo su questi concetti. Quindi bisogna scegliere quali asset includere nel proprio portafoglio e che peso dare ad ognuno di essi, quindi in percentuale io voglio un tot di asset A, un tot di asset B, un tot di asset C. In base a che cosa? Innanzitutto della disponibilità del capitale rapportata al prezzo dell'asset e al rendimento potenziale dell'asset. Cosa intendo? Intendo che devo fare i conti ovviamente con quale capitale da investire ho. Perché se ho, che ne so io, 5.000 euro, non investirò ovviamente nell'immobiliare, non ha assolutamente senso. Se avrò un capitale più grande, ovviamente magari sarò meno propenso a rischiarlo, se avrò e vorrò magari un investimento a ritorno minore con un rischio minore, perché tanto anche un ritorno minore su un capitale grosso è comunque soddisfacente. Al contrario, se ho un capitale piccolo, magari mi sovraespongo un po' al rischio. Perché? Perché un capitale piccolo magari voglio, cioè sono più disposto a ridurlo, perché in percentuale è una riduzione minore, ma punto di più ad avere un profitto un po' più marcato per crescere questo capitale. Quindi infatti il secondo punto è proprio la propensione al rischio, che dipende da diversi fattori che vedremo tra poco. Situazione dei relativi mercati. Questo è importantissimo perché, ok, diversificare, ma non a casaccio, perché è inutile comprare 10.000 asset diversi per poi dover seguire tantissimi mercati dei quali magari qualcuno è in ascesa e qualcuno è in discesa. Ha senso andare a osservare l'andamento dei mercati, degli asset che sto comprando, in particolare senza impazzire ovviamente con i grafici a time frame ridotti, ma guardando soltanto i trend primari, quindi i macro trend di lungo termine, e osservando gli indici. Cosa significa? Gli indici mi danno una panoramica dell'andamento del mercato stesso, quindi con le cripto un indice potrebbe essere la capitalizzazione o magari l'andamento di Bitcoin, fa un po' da indice a sé. Per l'azionario abbiamo lo Standard & Poor's 500, per l'azionario italiano abbiamo il FTSE MIB, insomma ci sono tutti questi indici che mi dicono ogni categoria come sta andando ed in base al loro andamento capisco se ha senso investire in esso o no, perché è inutile diversificare acquistando anche asset di una categoria che è in discesa, il cui mercato è in discesa, ok? Quindi sì, diversificare, ma con criterio, perché abbiamo visto disponibilità di capitale, quindi se ho da investire 10.000 euro, anche lì è inutile che li investo 200 euro qui, 200 lì, 200 là, perché poi divento matto e non riesco a seguire il mercato. Quindi a volte è meglio limitare il paniere di asset, quindi concentrarsi magari su 2, 3 mercati, 4 mercati, dipende sempre anche qui da questi, dai fattori visti prima, piuttosto che sovraframmentare, quindi andando a mettere delle briciole in giro e perdendo di vista poi la situazione complessiva. E ovviamente tenendo anche conto dell'andamento dei mercati su cui sto investendo, concentrando quindi maggiormente magari il capitale, pesando di più gli asset che hanno un trend bullish rispetto a quelli che magari sono statici oppure hanno un trend meno bullish. Chiaramente quelli in downtrend si cerca di escluderli un po' alla volta. Poi andiamo avanti.
approfondendo il discorso del rischio. Allora, io qua ho fatto alcuni esempi, giusto per darvi qualche idea sulle categorie di asset, perché non abbiamo ovviamente soltanto le cripto, oggi spaziamo un po', visto che la diversificazione, per forza di cose, non può concentrarsi su un solo tipo di asset, però è altrettanto fondamentale, quindi non me ne vogliano i criptofili quale sono io, ma occorre tenere in considerazione questo, cioè io personalmente investo molto in cripto, ma perché sono consapevole del rischio che ciò comporta, ho fatto i miei conti del capitale utilizzato e quant'altro. Però bisogna capire questo, cioè non è giusto operare al 100% in un asset, perché c'è tutto un panorama di altri asset che ci potrebbero bilanciare, tra virgolette, il portafoglio, appunto limitandoci l'esposizione ai drawdown. Abbiamo una piramide dove in punta ho messo quegli asset a rischio più elevato, perché ovviamente di solito un portafoglio bilanciato ha una fetta più grossa, tra virgolette, in asset a rischio basso, ok? E una fetta sempre più piccola man mano che aumenta il rischio degli asset. Questo per tenere una situazione, tra virgolette, bilanciata. Come abbiamo visto, questo può cambiare a seconda delle condizioni di cui abbiamo disquisito prima e che citeremo anche tra poco. Quindi, partendo dal basso, facciamo così, dalla base della piramide, abbiamo gli asset a rischio basso, come titoli di Stato, liquidità, quindi che può essere sia semplicemente il denaro, le monete, nonché magari i conti deposito, quindi semplicemente gli interessi che la banca ti dà se depositi i soldi sul conto, che di solito fanno poco più che bilanciare l'inflazione, però è un investimento a rischio basso per definizione, insomma. Poi ovvio che se fallisce la banca il discorso cambia, bisogna stare attenti anche a quello, però utilizzando una definizione comune, diciamo così, un asset a rischio basso è quello. Poi salendo un gradino abbiamo quelli a rischio medio-basso, sono definizioni che ho dato io queste, dove ho incluso gli ETF, che sono dei fondi che includono moltitudini di asset proprio con lo scopo già di andare a mitigare il rischio di posizione. Fondi gestiti, quindi ETF che magari vengono ribilanciati in maniera periodica e che solitamente però di contro hanno una commissione di gestione un po' più alta, e le obbligazioni. Salendo di un altro gradino andiamo sul rischio medio-alto, dove abbiamo azioni, materie prime e immobili, che sono quegli asset il cui prezzo può variare anche discretamente, insomma hanno una volatilità talvolta interessante. Andando sugli ultimi due gradini, nel secondo gradino ho deciso di mettere Bitcoin e le cripto più capitalizzate, a pari merito, anche se in realtà ci vorrebbe un sottogradino perché sono un pelino più sotto, le azioni delle piccole e medie imprese, che a me è capitato di utilizzarle anche per speculare, insomma hanno delle belle volatilità anche loro, paragonabili a Bitcoin. Infine, beh, rischio spropositato, le altcoins e le cripto a minor capitalizzazione, beh, niente da aggiungere. Quindi, ora che abbiamo visto la panoramica di rischio di alcuni asset, andiamo a vedere più o meno che cos'è che ci influenza nella scelta del rischio verso il quale esporci di più o di meno, che come abbiamo visto ovviamente non è l'unico fattore con cui bilanciare il nostro portafoglio, perché scusate, torno indietro. Se vedo che sono in un periodo in cui le materie prime, ad esempio, sono in forte uptrend e magari, che ne so io, il Bitcoin è in downtrend, io ripeserò, magari minimizzando, riducendo la mia esposizione in Bitcoin a favore delle materie prime. Insomma, bisogna essere dinamici e seguire anche i trend, perché è in questo modo che si trae profitto. Quindi ribilanciare, non è che vendi tutti i Bitcoin e acquisti soltanto materie prime, perché ovviamente poi non è che c'è il bianco e il nero, non lo capisci dal giorno alla notte che un trend cambia, piuttosto che Bitcoin inizia un downtrend o le materie prime invertono da downtrend a uptrend. Però ovviamente si fa un ribilanciamento, magari periodico, ci si impone una finestra temporale, ogni tot giorni, ogni tot settimane riosservo il mio portafoglio, osservo i trend primari anche senza impazzire dietro i grafici e ribilancio le mie posizioni, ok? Qua non stiamo parlando di speculazione, ma di investimento. Rischio e parametri, quindi che cos'è che mi predispone di più o di meno al rischio? Io ho individuato tre fattori in particolare: il reddito, il capitale investito, che poi probabilmente sono anche abbastanza collegati, e l'età. In particolare, una minor necessità di denaro, che cosa significa? Che se ho una maggiore entrata, adesso qua l'ho scritto male, ma intendevo se ho meno bisogno di denaro, quindi ho un reddito più alto,
cosa posso permettermi di espormi a un maggior rischio. Questo non vuol dire che investo tutte le mie entrate, attenzione, però posso rischiare di più il mio capitale investito, dato che comunque posso mantenere un buon tenore di vita anche con il mio reddito, ok? Questo è il senso. Seconda cosa, ha meno senso investire un capitale basso in asset a basso rischio. Cosa significa? Che se io ho 5.000 euro non andrò a comprare i titoli di Stato, perché? E non andrò a fare un conto deposito, perché altrimenti non ci guadagno praticamente nulla. In percentuale è una cosa bassissima, un 1-2% supponiamo, e su 5.000 euro è una cosa ridicola all'anno. Ok? Quindi escludo questa cosa. Infine l'età, ovvero età più giovane uguale rischio maggiore sopportabile, perché ha un orizzonte temporale di investimento più lungo e posso permettermi qualche errore in più, diciamo così, rispetto che magari essere vicino all'età pensionistica, piuttosto che comunque essere più sudd'età e quindi voler preservare maggiormente il capitale piuttosto che rischiarlo per accrescerlo. La suddivisione delle posizioni su diversi asset non è l'unico metodo di diversificazione, ok? Perché ci sono diversi metodi più o meno speculativi. Finora siamo stati sul meno speculativo, forse. Abbiamo parlato sempre di macro trend, di portafoglio di investimento abbastanza a lungo termine, quindi di time frame elevati. Comunque non c'è soltanto quello, c'è anche la speculazione, cioè per speculazione intendo l'operatività più di breve, che si inserisce a mio parere estremamente bene e si sposa molto bene con l'operatività di lungo periodo per diversificare ulteriormente, perché se ci pensate è un metodo diverso di operare e quindi andiamo a suddividere nuovamente l'operatività in diversi rami, chiamiamoli così, aiutandoci comunque a spargere il nostro portafoglio di più senza impazzire dietro sempre a 100.000 asset, ma magari sullo stesso dividere l'operatività in più rami, per l'appunto, tra poco magari ci capiamo meglio, e in questa maniera ottimizzare anche l'operatività a situazioni che più da lontano sarebbe più difficile cogliere. Introduciamo questi discorsi. Allora, numero uno, la diversificazione di time frame, su time frame o meglio, ovvero sposare appunto un trading più aggressivo con un trading meno aggressivo, quindi magari con un investimento a lungo termine. Cosa significa? Significa che ovviamente un investimento a lungo termine, un'operatività a lungo termine, comporta un rischio minore. Al contrario, un trading più aggressivo, time frame più basso, immaginate che ne so, un'ora, quattro ore, ma anche il giornaliero, se poi il time frame di base è mensile o settimanale di lunghissimo termine, comporta un rischio maggiore. Quindi sposare queste due cose, capite che già ci fa giocare un po' di più sul rischio. Il capitale però su un low time frame dovrebbe sempre essere molto limitato, perché ovviamente non posso sovraespormi su time frame un'ora, perché altrimenti c'è sempre un rischio drawdown esagerato. Diversificazione strategica numero 2. Allocare il capitale su trades basati su setup differenti. Quindi anche questo sposa un po' il primo discorso, ovvero magari un setup è basato su un trend di lungo periodo, magari semplicemente sul trend, cavalcare il trend. Adesso associo un setup magari su un time frame più breve, su un breakout e retest della resistenza. A quello poi associo un altro trade, sempre sullo stesso asset magari, che ha un setup di diverso tipo, magari basato durante appunto un range, quindi mentre l'asset stesso muove in orizzontale, che ne so, vedo l'RSI, qualche oscillatore, le bande di Bollinger, cose di questo tipo. Ecco, e suddivido così la mia operatività, nonostante sto sempre parlando del medesimo asset, su diverse strategie, ok? Quindi ho una parte di capitale, supponiamo Bitcoin, ho una parte di capitale su Bitcoin fermo a lungo termine per cavalcare il trend primario, ho una parte di capitale basata su una specifica posizione, quindi un breakout per godere dell'impulso di quel breakout. Ho una parte di operatività durante, supponiamo, un range proprio finalizzata a massimizzare il rendimento durante quel range lì. Quindi ovviamente ogni situazione di mercato avrà un'operatività diversa, ma incrociandole tra loro spesso e volentieri si trova l'ottimo, proprio perché si mitiga l'una con l'altra. Infine, ultima cosa alla quale volevo arrivare oggi, che è diciamo la punta dell'iceberg, è il discorso sull'hedging. Che cos'è l'hedging? È un'operatività mista finalizzata a coprirsi dai movimenti del mercato che ci mettono a rischio di alto drawdown, quindi un po' tutto quello che abbiamo visto fino adesso, però in maniera estremamente specifica, quindi con lo scopo specifico di pensare: ma se le cose andassero così anziché come ho pensato io, e avere un piano B pronto e già attivo che mi possa proteggere da quella situazione lì. E adesso approfondiamo.
Per approfondire l'edging occorre prima introdurre il concetto di esposizione, perché l'edging mitiga l'esposizione, diciamo così, per appunto minimizzare il drawdown possibile. L'esposizione è quanto sono esposto, come dice il termine stesso, su un asset, una categoria, un time frame, una strategia, quindi su ogni categoria di diversificazione che abbiamo introdotto prima, strategia, asset, eccetera, eccetera, io posso quantificare la mia esposizione, ovvero quanto capitale ho allocato sulla posizione oppure sull'asset. Questa è la definizione di esposizione. Ho fatto un esempio qua sotto, giusto random per rimanere nelle cripto: esposizione in Bitcoin, esposizione in altcoin a media capitalizzazione, esposizione in altcoin a bassa capitalizzazione. Questa è un'esposizione per categoria. Poi potrei dire esposizione su time frame giornaliero, esposizione su time frame orario, o meglio su medio time frame, su basso time frame, piuttosto che esposizione sulla strategia trend follower, esposizione sulla strategia di oscillatore, eccetera eccetera. Posso quantificare l'esposizione su ogni ramo dell'albero che ci siamo costruiti fino adesso. Come faccio a quantificarla? Ci sono due modi. Uno, in multipli di R, che è il capitale a rischio. Capitale a rischio lo abbiamo introdotto qualche puntata fa, che è obbligatoria da vedere, quella sul rischio, quindi guai a voi se l'avete saltata, non vi spiego più che cos'è il capitale a rischio, e in multipli di R, quindi quanto sono esposto, soprattutto nelle posizioni speculative, si utilizza questa unità di misura per l'esposizione, e ovviamente il capitale a rischio sulla base currency, ovvero sulla valuta base. Cosa significa? Significa che se io ho sempre tutto in dollari e opero per fare profitto in dollari, la mia base currency sarà il dollaro o l'euro, quello che è. Se ad esempio nelle cripto io voglio comunque mantenere una posizione fissa in Bitcoin che ho acquistato e poi voglio speculare su quella posizione in Bitcoin, la mia base currency per le posizioni speculative sarà proprio il Bitcoin. Quindi è importante quantificare sia il capitale a rischio che tutti i parametri del trade sulla base currency stessa. Per posizioni senza stop loss, quindi semplicemente per degli acquisti eseguiti, l'esposizione invece si misura in percentuale sul capitale totale di quella frazione di portafoglio dedicata appunto a mantenere, a fare buy and hold di un asset. Facciamo qualche esempio, visto che è un concetto, mi rendo conto, non facile. Esempio, abbiamo un equity di $100,000 e un capitale a rischio del 2%. Apro queste posizioni. Una posizione long su Bitcoin di 2R, una posizione long su Ethereum di R, una posizione short su Ripple per R mezzi e infine, o meglio in primis, perché queste sono le prime da considerare, un buy and hold Bitcoin per $15,000. Questo cosa significa? Che io avrò $85,000 e $15,000 in Bitcoin. Le posizioni long e short le apro ovviamente in dollari, non l'ho specificato, ma sono posizioni speculative in dollari che non vanno a toccare il capitale in Bitcoin. Quindi io quanto sarò esposto alla fine? Sarò esposto sul mio capitale un 15% in Bitcoin. Dei rimanenti 85.000, che vanno a costituire una fetta diversa del portafoglio, un ramo diverso dell'albero, perché io ho quel 15% allocato su Bitcoin, $85,000 invece allocati nella maggioranza in dollari e invece in parte speculativi su alcune cripto, o meglio 2R su Bitcoin più 2R perché è long, più R su Ethereum e meno R mezzi su Ripple. Questa è la mia operatività speculativa, quindi la mia esposizione degli $85,000 rimanenti. Quindi se io volessi fare una sorta di grafico a torta dove vado a vedere la mia esposizione complessiva, dovrei allocare appunto un 15% in Bitcoin fisso e della restante torta un 2R su Bitcoin, R su Ethereum e R mezzi su Ripple in short, quindi quella è la mia esposizione. E se poi voglio andare a valutare se sono sovraesposto, sottoesposto e quant'altro, dovrei confrontare i miei asset, il rischio di ogni asset e in base poi ai parametri che ho definito io e li definiremo poi quando parleremo di operatività concreta, devo capire se rientro nei termini. Ad esempio posso dire, non lo so, io non voglio espormi più del 30% in generale su Bitcoin e in questo caso avrei il 15% più un 2R che è il 4%, più un altro R che è un altro 2% e un R mezzi che è un altro 1% e ci sto dentro. Potrei però voler dire non voglio espormi più di 2R sulle altcoins e in questo caso ci sto dentro al pelo perché ho R e R mezzi, quindi
tre mezzi R e quindi devo stare attento, non posso aprire più posizioni di un altro R mezzi sulle altcoins perché altrimenti esco dai miei canoni. È importante darsi dei canoni proprio per imparare dal passato, perché poi tutti questi canoni si evolvono nel tempo capendo come reagisce il proprio portafoglio in base anche alla propria emotività, alla propria propensione al rischio, quanto ci sentiamo a nostro agio con quella situazione, e quindi è giusto ribilanciare anche le proprie soglie dicendo magari se sono più esposto al rischio magari peso un pelino di più gli asset ad alto rischio come possono essere le cripto e magari peso un po' meno o escludo addirittura del tutto passando all'estremo gli asset a basso rischio come i dollari piuttosto che i conti deposito, le liquidità, le monete fiat. E quindi ribilancio in questo modo, però sempre avendo sott'occhio quanto sono esposto in ogni asset, va bene? E anche in ogni strategia, ovviamente sono diverse, sono dei grafici diversi, perché questo è un esempio di esposizione in capitale, però poi potrei fare un'esposizione in strategia, che avrei quindi un 15% in buy and hold, un 2, 4, 6, 7% in speculazione, e magari io dico, ma no, è troppo, non voglio speculare così tanto, e quindi ridurre di conseguenza il capitale a rischio piuttosto che ridurre la fetta di capitale oppure allocare addirittura una fetta fissa del mio capitale alla sola operatività speculativa dalla quale poi deriverò di conseguenza il capitale a rischio. Io spero di non star facendo troppo casino, ma sono concetti davvero utili da fare propri perché ci permettono di pianificare la nostra operatività in toto sull'intero portafoglio. Infine abbiamo il concetto di hedging. Ora che abbiamo capito cosa significa esporsi in un certo modo, l'hedging serve a non sovraesporsi, quindi a cercare di bilanciare la propria esposizione aggiungendo magari un'esposizione negativa, come ho fatto prima con il meno R mezzi su Ripple, che magari compensa un po' il più R su Ethereum, perché un'esposizione è positiva e una è negativa, anche se poi bisogna anche calcolare sia quella in valore assoluto per il rischio. Quella positiva e negativa va calcolata invece per capire quanto si è soggetti a quei movimenti di mercato. Un long e uno short di solito si annullano più o meno se gli asset sono correlati. Quindi combinazione favorevole di più posizioni il cui esito è inversamente correlato. Significa che io ho aperte più posizioni contemporaneamente e una va nel lato inverso dell'altra. Ci sono diversi tipi di hedging. Hedging su singolo asset, quindi short più long insieme. Significa che giocandosi bene entry e stop loss, quindi del long e dello short, cerco di trarre bene vantaggio da entrambi gli esiti. Vi faccio un esempio, non lo so, stiamo muovendo in orizzontale sempre, cerco di aprire un long sul range low in breve, cioè scusate, con uno stop loss abbastanza stretto sotto al range low e nel frattempo uno short sul range high. Con sempre uno stop loss sopra il range high, quindi ovunque rompe io più o meno ho una posizione che mi permette di godere un po' di profitto, ovviamente farò anche un po' di perdita, però non mi espongo soltanto in una direzione, ma vado a coprire entrambi i casi, ok? Cosa molto importante. Hedging ABC. Cosa significa? Prendiamo tre asset. Se la coppia AB è in downtrend, ma AC e BC sono correlati e sono in uptrend, esempio banalissimo, A e B sono Bitcoin ed Ethereum e C è il dollaro, quindi se Bitcoin Ethereum Bitcoin è in downtrend ma Bitcoin dollaro è in uptrend, quindi di conseguenza Ethereum dollaro è in uptrend anche lui perché è correlato a Bitcoin, allora posso operare long su AC, quindi su Bitcoin dollaro in questo caso, e short su Ethereum dollaro. Cosa succede così? Ottengo un effetto leva sbilanciato a mio favore. Cosa significa? Significa che se AB è in downtrend, io sfrutto questo downtrend andando a operare long su AC che è in uptrend, addirittura è tanto in uptrend da mandare in uptrend anche BC, capite quanto è più forte l'uptrend di AC, però opero nel mentre short su BC, in questo modo se c'è una continuazione rialzista, il mio long su AC sarà molto più forte delle perdite che ho incassato dallo short su BC. Mentre se l'andamento diventa ribassista, dato il downtrend di AB, lo short su BC frutterà molto di più dello stop loss che mi dà il long su AC. Ok? Anche qua è un po' confuso, però sono sicuro che se magari mi riascoltate lo capite, immaginandovi appunto Bitcoin ed Ethereum. Questo è un effetto leva sintetico alla fine, sbilanciato appunto a mio favore. Infine abbiamo un hedging multi time frame, molto utile secondo me, che significa
combinare una posizione su trend primario con una posizione inversa su un trend minore. Trend primario ovviamente high time frame, trend minore low time frame. Vi faccio un esempio grafico. Guardate, questo è Bitcoin visto in due diversi trend. Il primo è quello settimanale, il secondo su quello di 2 ore. Vedete com'è diverso, perché questo punto equivale a questo punto. Quindi sul settimanale indubbiamente mi tengo aperte le posizioni senza battere ciglio, perché ho higher highs e higher lows e quindi long tutta la vita. Mentre nel mentre, per sfruttare un po' di più anche la situazione da vicino, posso aprire ad esempio uno short quando vedo, vedete, un lower high. E allora dico, boh, apro uno short di hedging. Questo è l'hedging multi time frame. In questo modo sfrutto anche il contromovimento, e posso scegliere ovviamente se mettere un take profit o addirittura se tenerlo aperto a oltranza. E in questo caso magari se arrivo in anticipo sfrutto una potenziale inversione di mercato per guadagnare appunto dallo short. Anche in questo caso, andando a posizionare in maniera saggia lo stop loss, riesco a ottenere un risk to reward ratio tale, se lo calcolo per bene, da bilanciare in maniera ottimale la posizione contraria, ok? Quindi pesando anche lì la distanza dello stop loss, creando quindi anche lì un effetto leva sintetico, se vogliamo, oppure bilanciando il capitale a rischio, che è l'altro parametro con cui si può giocare, si riesce a, con due calcoli, a capire, immaginandosi magari due o tre scenari più probabili, si riesce a capire come andrebbero e quindi immaginarsi dei potenziali esiti, cercando di non avere nessun esito catastrofico. È quello lo scopo. E questo è appunto lo scopo dell'hedging. Io spero davvero di non avervi fatto confusione, sono concetti molto molto avanzati. Se avete domande sentitevi liberissimi di farmele qua sotto, io leggo e vi rispondo e cerco di darvi appunto più informazioni possibili. Visto che i miei contenuti sono, come sapete, sempre gratuiti e sempre lo saranno, se mi volete sostenere potete utilizzare i miei referral link per girarmi parte delle vostre commissioni sugli exchanges oppure sull'acquisto del Ledger Nano X, consigliatissimo per holdare le vostre cripto. Siete liberissimi di condividere queste slides, i cui link lo trovate in descrizione, ricordandovi però di citare che le ho fatte io e ve ne sono estremamente grato. Ragazzi, non vi saluto alla prossima settimana perché farò una settimana di pausa da questa serie, ma ci rivediamo dopo Ferragosto con la stagione 2. Questa è l'ultima puntata della stagione 1. Ci rivediamo con la stagione 2 dedicata all'operatività, quindi sfruttate, mi raccomando, questo Ferragosto per riguardarvi queste puntate e fare vostri tutti i concetti. Ragazzi, buona serata e alla prossima.